Emissione. Chi emette stampa o conia i simboli, poi li conserva e li distribuisce. Questa prima fase è la fase che è il presupposto per la nascita del valore monetario. Il valore monetario nasce con l'accettazione. Naturalmente, questo per quanto riguarda la moneta attuale, quella perché precedentemente, quando c'era il deposito della riserva, la banca diceva: io quando emetto moneta, siccome il valore della moneta basa sul valore della riserva e la riserva è mia, la moneta è mia, quindi all'atto dell'emissione io te la posso prestare, perché prestare denaro è una qualità del proprietario, io ho la proprietà perché sono il titolare della riserva. Ecco il ragionamento che ha fatto la Banca d'Inghilterra quando ha emesso la sterlina carta convertibile in oro. Noi sappiamo, e non mi stancherò mai di ripeterlo, che dal 15 agosto del 1971 la riserva è stata abolita anche nelle transazioni tra le banche centrali a livello internazionale. Quindi noi sappiamo che dal 15 agosto del 71 la riserva non c'è più. A questo punto la banca non può più dire la moneta è mia perché la riserva è mia, perché la riserva non c'è. E allora dobbiamo chiarire che la moneta va dichiarata di proprietà dei cittadini, perché si è sostituito al valore della riserva il valore della convenzione. È l'accordo fra tutti che crea il valore. Questo avviene per esempio col francobollo d'antiquariato. Perché il francobollo d'antiquariato ha valore? Perché i commercianti del mercato dei francobolli, gli operatori del mercato dei francobolli, hanno stabilito che un certo francobollo con quella dentatura, emesso in quella data, stampigliato di quel colore con quell'immagine, ha un certo valore di una certa importanza. È l'accordo fra le parti. Quindi l'accordo fra le parti può creare valore senza riserva, però è vero che il francobollo d'antiquariato non ha riserva. Ecco perché noi, per collaudare questo principio, abbiamo fatto a Guardia Grele l'esperimento del CIMEC, che è stato un esperimento scientifico che ha dato dei risultati eccezionali, addirittura talmente imprevedibili che da tutto il mondo si stanno interessando dell'esperimento del CIMEC. Dopo l'esperimento del CIMEC noi oggi siamo venuti a proporre un disegno di legge di iniziativa popolare. Bisogna mettere la firma. E allora vi voglio rileggere, perché è un po' di tempo che noi non abbiamo avuto, vi voglio rileggere il testo del disegno di legge. Voglio pregare la redazione se mi può dare una copia del disegno di legge, che qui non ce l'ho. Ecco. Dunque, questo disegno di legge comunque è diviso in tre articoli. Complessivamente sono 102 parole. Io ve le voglio rileggere. L'articolo primo dice: all'atto dell'emissione, cioè all'atto dell'accettazione, la moneta nasce di proprietà dei cittadini. Che significa questo? Che la banca centrale all'atto dell'emissione non deve stampare e prestare, ma deve stampare e distribuire dei pezzi di carta che sono al momento senza valore e che acquistano valore nel momento in cui il primo prenditore l'accetta. Questo primo prenditore o il cittadino o lo Stato è la stessa cosa, perché chi accetta crea il valore della moneta. Quindi l'euro all'atto dell'accettazione nasce di proprietà dei cittadini. Ricordo che il valore nasce con l'accettazione e non con l'emissione. Perché? È bene ricordarlo questo, perché il trattato di Maastricht non considera la fase dell'accettazione, ma solo quella dell'emissione. Ecco perché la proprietà non può essere della Banca Centrale Europea, perché si limita a operare nella fase dell'emissione. E quando l'avvocato Scarpelli di Cosenza, su mio invito, ha fatto il quesito alla Banca Centrale Europea, la Banca Centrale Europea ha risposto che la banca è competente solo per la fase dell'emissione e non per quella dell'accettazione della proprietà. A questo punto che cosa significa questo nostro ragionamento? Significa che siccome i poteri della Banca Centrale Europea sono riconosciuti e stabiliti dal Trattato di Maastricht, se il Trattato di Maastricht ignora la fase dell'accettazione e non stabilisce di chi è la proprietà,
Questo lo possono fare i singoli stati, i governi degli stati membri. E quando noi abbiamo evidenziato questo, tutti gli stati possono dire la moneta è proprietà dei cittadini perché la banca centrale non regola, ignora la proprietà, perché il trattato di Maastricht conferisce solo poteri relativi all'emissione. Che cosa ha voluto fare? Ma perché sull'euro non c'è scritto niente? Noi vediamo che sull'euro c'è il numero, la parola euro e la firma del governatore della Banca Centrale Europea e basta, e le sigle delle banche centrali nelle varie lingue. Quindi la dichiarazione dell'euro è il silenzio, è il nulla. Quindi mentre la lira diceva lire 100.000 pagabili a vista al portatore, anche se era congelata la riserva, però il valore basava sul principio della riserva e la banca poteva dire io sono la proprietaria perché ho la riserva, anche se la riserva era congelata. Oggi questo principio non opera più. E naturalmente questo che vuol dire? Che noi ci possiamo riprendere i soldi nostri come? Con un disegno di legge che è quello che noi abbiamo proposto su iniziativa popolare. E naturalmente questo significa che l'euro allo stato attuale non è una moneta, perché noi non sappiamo ancora di chi è, perché manca la dichiarazione dell'accettazione. E noi lo vogliamo fare con un progetto di legge. Noi abbiamo invitato anche deputati, senatori, governi, personalmente, pochi giorni fa, io sono stato ad Arcore, che è la villa di Berlusconi, e al segretario di Berlusconi ho consegnato il testo del disegno di legge di iniziativa popolare, in modo che Berlusconi sa che noi ci battiamo per la proprietà popolare della moneta. E lo vogliamo mettere di fronte alle sue responsabilità, perché lui, come noi facciamo con la raccolta delle firme, lo potrebbe fare in modo molto più veloce e rapido come Presidente del Consiglio e Capo del Governo. Dopodiché io ho fatto una seconda cosa, una copia del disegno di legge l'ho fatta pervenire al Cardinale Ratzinger, e al Cardinale Ratzinger gli ho fatto il ragionamento. Molto semplice, ho detto questa è l'attuazione della dottrina sociale della Chiesa, perché quando noi diamo la proprietà sulla moneta, noi diamo la proprietà per acquistare il pane quotidiano. La più bella espressione della dottrina sociale della Chiesa sono le poche parole che stanno nel Paternoster, la preghiera che ci ha insegnato Gesù. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Come lo diamo il pane quotidiano? Come ho detto poco fa, dando con il denaro la possibilità di comprare il pane quotidiano. Questo è fondamentale. Perché? Perché noi è inutile che noi parliamo senza indicare gli obiettivi veri da raggiungere. Quando noi diamo al cittadino il denaro per comprare il pane, diciamo il pane come principio, naturalmente questo può essere qualunque bene reale utile alle esigenze della persona, quindi è una libertà di scelta sul contenuto economico dei beni da consumare, noi lo diamo se gli diamo il denaro invece dei beni reali, il denaro per comprarli. Ecco allora che noi attuiamo la dottrina sociale della Chiesa. E naturalmente questo vuol dire sostituire alla moneta debito la moneta proprietà. Quando è nata la sterlina in Inghilterra nel 1694, è nata la moneta satanica che ha trasformato il proprietario in debitore della sua moneta, perché prima, quando la moneta era d'oro, chi trovava la pepita d'oro se ne appropriava senza indebitarsi verso la miniera. Oggi al posto della miniera c'è la banca centrale, al posto della pepita un pezzo di carta, al posto della proprietà il debito. I popoli sono stati trasformati da proprietari in debitori del loro denaro con l'avvento della moneta nominale. La moneta nominale, la prima, è stata la sterlina inglese, e non a caso dopo questo fatto noi abbiamo avuto l'esplosione del fenomeno delle crisi sociali spaventose, dalla Vandea alla crisi della quota 90 col fascismo, alla crisi del marco tedesco in Germania, alla crisi dell'Argentina.
La crisi dell'Argentina noi l'abbiamo prevista e l'abbiamo preannunciata anche in televisione, noi abbiamo detto che il Sud America si trova in una situazione di grave pericolo. Perché? Perché tutti i popoli del Sud America, i popoli del Terzo Mondo, prendono i dollari in prestito, quindi la Banca d'America, che fa stampa e presta. I popoli che non hanno cultura monetaria accettano i dollari in prestito, mentre loro stessi, per il solo fatto che l'accettano, ne creano il valore, quindi dovrebbero essere i proprietari, noi i debitori. Ecco perché tutti i popoli del Terzo Mondo sono dilaniati dall'esplosione dei debiti non dovuti. Prima di essere dilaniati dalla fame, sono dilaniati dai debiti. E qui voglio chiarire una cosa. Quando noi abbiamo fatto la previsione della crisi dell'Argentina un paio d'anni fa, un anno e mezzo fa, io ho fatto chiaramente questa, e ci sono i testimoni che lo possono confermare, ho previsto la crisi in Argentina. L'Europa oggi si trova in una situazione più pericolosa di quella dell'Argentina.